Live cominciata. Solito momento di spammino. Ok, instant, perfetto. Via questo, mondo aereo, a posto. Buonasera, necrosera e due spettatori. Aspettate, abbiate un po' di pazienza, cari spettatori, e che tanto tra pochino si comincia. E devo ancora appunto finire un attimo. Stiamo finendo gli spammini. Spamminator, 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 così. Ok, quindi sono una pagina, TG Don Riversita, ok. Potevo metterci una foto magari, però vabbè, per il futuro, per il futuro. Buona necrosera, buon salve sera Dark Xiu. Buon salve sera. Buon salve sera da Teros. Come vanno le cose su Teros? Tutto a posto? Elliot continua ad essere rinchiuso nell'aldilà. Ci rimarrà per tanto tempo. Eh sì, immagino che se il lavoro causa stanchezza, mi dicono. In effetti. Dai, dai, adesso un po' di relax, ti godi un po' di sano relax, Siu, in compagnia del Sommo e di Faol, che è appena arrivato. E buona necrosera, Faol! Buona necrosera. Mentre prima di iniziare la live stavo cercando di capire un attimo come fare, che cosa farvi fare con i punti canale, e ho scoperto che posso farvi fare dei suoni particolari. Buonasera Mister 68 Dabo, buona necrosera. E dicevo appunto che prima di iniziare la live stavo cercando di capire che cosa farvi fare con i punti canale e ho scoperto che si possono mettere dei suoni. Adesso poi è iniziata la live e siccome io le cose le devo fare all'ultimo mi sono messo a chiacchierare, però insomma è per dire che entro. Sicuro come l'oro, entro venerdì prossimo saprete cosa fare con i vostri punti canale, ecco. E poi ho anche capito come mettere le pubblicità. Buonasera Simo Batta, necrosera. Ho capito come mettere le pubblicità, ho capito come fare le raid, usa scrigno dei doni anche, credo. Che cosa significa? Al momento non ci sono, non penso al gaming. Vabbè, non ho idea. Gestisce richieste di ricompensa. Incoraggia gli spettatori a scattare ricompense sociali come punto ottenuto di streaming. Modifica ricompensa. Vabbè, ci lavorerò, te lo prometto. Ah, quindi momento spammino fatto, momento finché non sopraggiunge il sonno resti con noi volentieri, benissimo Daxio, dopodiché quando il sonno benedetto di Avasin ovviamente ci sarà magari un sonno meno definitivo, ti raggiungerà, ci saluterai e arrivederci, ci sentiremo presto, la settimana prossima. O nel gruppo. E comunque, vabbè, come al solito, essendo la live domenicale, siamo tutti più rilassati, siamo tutti più tranquilli, non si affrontano argomenti giganteschi come ieri sera con la lore della saga di Urza.
Sì, vi leggono un po' i post di Aurora, i post per i riassunti del gruppo, pubblicati nel gruppo, e poi cazzeggio, un'oretta di cazzeggio come al solito con Time Spiral Remastered. E quindi stasera, anche se il sonno sopraggiungerà, non è così tanto. È come al solito, la live domenicale è sempre un po' più sottotono rispetto ai bagordi del venerdì e del sabato sera. I pezzi del sabato sera, come cantava un grande poeta. Un grande poeta della musica leggera italiana, il cui gruppo musicale è nato che da un po' non hai ospiti comunque. Sì, sto cercando di limitare gli ospiti. Perché uno non so chi invitare. A parte che non so più chi invitare, perché quelli che principalmente si erano prenotati, diciamo. Alla fine il buon duo del Tube Channel è stato il primo, ma invita Foul, ma Foul è già invitato, Foul, abbiamo un progetto per voi con Foul, della roba che voi non avete idea, però Foul ha accettato il mio invito per parlare di ciò che vi racconteremo, ma mi ha chiesto del tempo semplicemente. Quando il buon Foul vorrà, sarò lieto di ospitarlo per fare quella live particolare in cui sono andato un minuto poi si parla di te. Stiamo parlando male di te, stiamo dicendo che stiamo dissando. No, stavamo dicendo in realtà che abbiamo in progetto noi due delle live con te ospite. Susan diceva: come mai non ci sono più ospiti? Invita Foul. E io le ho detto: guarda, stiamo progettando qualcosa con Foul, ma ha chiesto del tempo. E gli dicevo che comunque nel momento in cui vorrai Foul, sarai pronto per fare la mega live sulla lore, sulle differenze di lore pre, post, infra, revisionista. Esatto, serve tempo a sistemare casa, quindi nel 2013. Quando arriverà? Anche fosse il 2013 stai già pensando agli argomenti, certo, ma no, ma non era per metterti fretta, stai tranquillo assolutamente. Facciamo in tempo a vaccinarci, nel senso ad arrivare agli 80 anni e farci vaccinare in quanto 80 anni. C'è chi è più sulla buona strada di altri, dai. Oh, poi vabbè, come al solito, momento di pubblicitario. Vi ricordo che la live questa settimana, le live di questa settimana e della prossima settimana, c'è l'idea di voi, sei vecchio, vabbè, dai, l'età è solo un numero. E dicevo, le live di questa settimana sono state sponsorizzate da Magic Nexus Game ed Events. E lo saranno anche quelle le tre della prossima settimana. Magic Nexus Games and Events è un negozio di giochi, come dice il nome stesso, gestito da due discepoli di Innistrad, tra l'altro, quindi Emros e Tella ed Emros, che salutiamo calorosamente. Il negozio è situato a Via Padana Superiore 27 a Gessate, in provincia di Milano. Dal 24 al 28 marzo troverete lo sconto del 10% su tutti i prodotti presentandovi in negozio o ordinando online dalle loro piattaforme. Stanno su Card Market, anche cercate Magic Nexus e li trovate. Se avete bisogno di acquistare Magic o prodotti legati a Magic o ai giochi da tavolo, giochi di ruolo e cose simili. E per concludere il momento pubblicitario, vi lascio, come ho fatto in questi ultimi giorni, il link che rimanda alla pagina del Magic Nexus in chat. Eccolo qui.
E appunto, così se avete bisogno di comprare Magic, passate al Magic Nexus o ordinate al Magic Nexus online. Adesso, siccome sono un maledetto avido Orzhov del cavolo, vi metto un'interruzione pubblicitaria da 30 secondi che gli abbonati potranno in realtà saltare. Quindi vediamo se. Sì, ok. Dovrebbe essere partita, mi auguro. E siamo scesi a zero spettatori, immagino sia per la pubblicità, credo. Tra l'altro, nel caso tu stia sentendo, per chi starà vedendo poi questa live su YouTube. Chissà come viene poi su YouTube. Su YouTube si sente me che parlo probabilmente. Ed eccoci tornati. Come non la vedi, Daxu? Perfetto, che bello. Io mando le pubblicità e non si vede. Che cazzo. Boh, strano. Molto strana questa cosa, perché in teoria ho messo, ho impostato un esegui interruzione pubblicitaria da 30 secondi. Forse devo avere delle. Se no, sento te che ti chiedi se su YouTube si vedrà. Oibò, oibò. Boh, non saprei dirvi. Aspetta, provo un attimo. Crocodile 1998, buonasera anche a te. Necrosera, se non volata nell'anima al canale, sì, esatto. Allora, aspettate un attimo, non, stavolta non per avidità, ma proprio per capirci, per raccapezzarmici io, vorrei mandarla di nuovo, peccato che sia un cretino e stia sbagliando tutto. Twitch, ecco qui. Per favore. Io ho disattivato anche l'audio, però vabbè, ok. Allora, in merito di non vederla solo per averti detto sì, certo, assolutamente. Allora, sto per mandare un'altra interruzione pubblicitaria da 30 secondi sempre e vediamo se stavolta va. Interruzione pubblicitaria. Ah, ok, gli servono 5 minuti prima di ricaricare la pubblicità. Siete stati molto fortunati, molto fortunelli. E niente, a questo punto io direi che possiamo anche partire. Allora, possiamo dedicarci un po' alle nostre cosine. Che cos'è qui? Sound alerts. Ok, vabbè. E ne riparliamo tra un po' della pubblicità, va? In the meantime, mi sto perdendo. Direi che possiamo effettivamente cominciare a raccontare la storia. Però così è un casino, quindi credo che non metterò. No, ho sbagliato. Non vi mostrerò il post di Innistrad, perché se no è un casino, cioè nel senso viene male viene male, non mi piace, e tanto a voi non è che serva proprio vederlo, anzi, voi siete qui per ascoltare, quindi vi lascio questo bello sfondino così. Che cos'erano queste? Le fetchland del. Sì, le fetchland del coso lì, del secret layer, la presa per il culo in cui dissero: sì, le stampiamo le fetch, a voglia, ma in forma solo una per. Una sola per ogni. Una fetch sola per ogni tipo, e comunque le facciamo pagare 1.000 miliardi di euro. E quindi insomma, però almeno le art sono belle. E questa era la fetch bianco-nera che è ambientata sull'Orwin. Sì, che lei è fetch da 200 euro, esatto, mortacci loro. Allora,
Facciamo con tutti i secret layer, esatto, tutti i secret layer mortacci loro. Facciamo un breve riepilogo. Abbiamo visto appunto nel primo libro, abbiamo seguito le avventure di Rhys, un reietto elfico, e dei suoi compagni, che sono Maralyn, un'elfa misteriosa che sembra aver fatto un patto con l'entità chiamata Ona, la regina degli spiritelli, e che viene da una nazione straniera rispetto a quella di Rhys. E là abbiamo fatto la conoscenza anche delle fate al servizio di spiritelli che sono stati invitati da Ona ad eseguire ogni ordine di Maralyn, ovvero sia i tre membri della cricca Vendilion, cioè i tre fratelli Vendilion, ossia Iliona, Veesa ed Endri, unico maschio del trio, perché ci sono spiritelli maschi e spiritelli femmine. Non sappiamo se ci siano anche spiritelli di altri che non si sentono né maschi né femmine, o che sono un mix di entrambi, o chissà, o spiritelli transessuali. Non sappiamo se ci sono. In teoria la Wizard ha detto che nel mondo di Magic non esiste razzismo, nessuna forma di razzismo, quindi tutto è possibile. In realtà è anche carino così. Sarebbe divertente, sarebbe carino vedere anche fate transessuali, in effetti. Magari hanno dei colori differenti. Ma qui mi sto divagando completamente. E, oltre a loro, appunto, ci sono anche Sig, che è un capitano Mirrow, esperto navigatore del fiume Wondervine. Brigid, un'arciera Kitkin, eroina di Kingsvale, della cittadina di Kingsvale. Cenerina, che è una pellegrina ignifera, alla ricerca che è entrata in contatto con un potentissimo e antichissimo elementale del fuoco, di forma equina, con il manto fatto di fiamme bianche. Entrare in contatto con questo elementale quando Colfenor, un antico silvantropo di Lorwyn, nonché maestro di Rhys, nonché ultimo silvantropo della specie di Tasso, ha portato, ha organizzato un piano per cui Brigid ha rapito Cenerina e l'ha portata da lui in modo tale che Colfenor potesse usarla per richiamare l'elementale di fuoco, fondere Cenerina all'elementale, farla entrare in contatto e bruciare vivo nel processo per trasferire i suoi ricordi in un seme che poi è cresciuto ed è diventato una talea, che adesso viaggia con Rhys e compagni. E durante le loro avventure, questi personaggi si sono inimicati particolarmente e decisamente la nazione elfica di Lorwyn, ossia la nazione di Foglia Dorata, e quindi gli elfi gli stanno dando la caccia. Anche perché il gruppo di Rhys ha recentemente liberato due giganti che erano invece stati catturati e resi prigionieri gli elfi, e questo non è stato granché apprezzato dal capitano che aveva il compito di tenere prigionieri i giganti, ossia Gryffindor. Dunque, ora allora, capitolo 7. Mentre Endri e la talea di Colfnor attraversano il fiume diretti verso Cenerina, e lo spiritello spiega di stare seguendo la sua legnosa compagna per potersene stare un po' in pace, lontano dalle sue sorelle che gridano ordini e lo prendono in giro, Brigid e Sig interrompono il loro viaggio. Sorella Aurora, canzone, check. Brigid e Sig interrompono il loro viaggio quando si imbattono i 14 Mirror morti misteriosamente nei pressi del Crannog Haugn, la patria di Sig. Preoccupato che possa trattarsi di un'imboscata da parte di Kitkin, che per qualche motivo si sono rivoltati contro gli unici in grado di trasportarli via fiume, Sig riporta Brigid all'asciutto, le fornisce una bolla d'acqua incantata per comunicare, e si rituffa. Sparisce un attimo per la pappa, fa il suo potere di check.
Va bene, sì. Osservando i cadaveri, Sig nota qualcosa. Nota qualcosa di molto strano. Le ferite non provengono dall'alto, non sono state prodotte da frecce Kitkin o da armi di fortuna realizzate da Bogart. Quando il Mirror arriva di fronte ai cadaveri intrecciati di due suoi compaesani, i sospetti del capitano si fanno una concreta realtà. I suoi compagni si sono uccisi tra di loro e lo dimostra il fatto che uno di questi ultimi due cadaveri ha ancora le mani infilate nel corpo dell'altro, che a sua volta lo ha impalato con una lancia. Prima che Sig possa indagare oltre, però, qualcuno lo colpisce alla testa e pochi istanti dopo, in superficie, anche Brigid viene colpita da un arpione Mirror. Ed ecco che succede qualcosa di particolare. Ma passiamo subito al capitolo 8. Sarà molto breve, i riassunti saranno molto brevi, copriranno molto solito, perché a parte che ne ho fatti 4 e non i soliti 5, perché è un periodo un po' così, raga, cercate di capire, ci sono tanti cazzi in gioco, per cui so, non c'ho troppa fantasia di stare lì a leggere, a rileggere Aurora, però comunque lo faccio, lo porto, cerco di portarlo, cerco di, cioè lo faccio, faccio perché ci siete voi, però preferirei godermi. I cazzi in gioco ce ne sono sempre tanti, soprattutto i cazzi di Planeswalker. Check, esatto. Dopo un, quindi ora la capitolo 8. Dopo un tempo incalcolabile, l'elementale di fuoco lascia cenerina sul monte Tanuf. Sto un po' allagando, potrebbe essere. Adesso la lag, aspetta, provo a chiudere Steam, che tanto non ci serve Steam, e Telegram. Come va adesso? Si continua la lag o va meglio? Non lo sapremo mai. Ah, ok, allora probabilmente era proprio Steam il problema, ok, ok. Meglio così. Quindi, capitolo 8. Dopo un tempo incalcolabile, l'elementale di fuoco lascia il monte Tanufel, poco più in basso rispetto alla sua cima. Sì, sì, infatti chiudo tutto il chiudibile. Oggi mi sono un po' dimenticato. Quando l'ignifera fa ancora leva sul suo rancore verso Golfinor, Kingsbale e tutti coloro che hanno partecipato al rituale dell'ultimo tasso, l'elementale si dà nuovamente alla fuga, interrompendo il contatto con lei e salendo verso la cima del monte. Rimasta sola, Cenerina riprende il controllo di sé e si avvia all'inseguimento dell'elementale. Ad interrompere la sua scalata, tuttavia, arrivano altri due igniferi, monaci di Monte Tanufel, facenti parte della fratellanza delle braci cadute, che in inglese è Emberfell Kinship. Nonostante Cenerina si presenti educatamente ai cancelli di Monte Tanufel, chiedendo di passare, i due monaci reagiscono con violenza, costringendola ad indietreggiare fino a farla cadere da un precipizio. Fortunatamente, attingendo al proprio potere, in parte a quello dell'elementale, l'ignifera riesce ad evocare una scia di vapore per mantenersi in aria e a tornare sulla montagna, dove i due monaci, impressionati, la invitano a bere insieme. Intanto, Endri e la Talea distruggono senza volerlo un villaggio di spiritelli caduti, tra virgolette, ossia sono degli spiritelli senza ali. Dovevo specificarlo, forse, in effetti. Può capitare che gli spiritelli nel corso della loro pur breve vita subiscano un qualche incidente, di una sorta di un trauma di qualche tipo, un incidente di qualche tipo che li porta a perdere le ali, quindi magari un Bogart particolarmente stronzo rapisce, trova uno spiritello, gli strappa le ali e lo lascia agonizzante per terra, e quindi sono spiritelli caduti, appunto, che hanno perso il loro contatto con Ona e
sono vittime di razzismo in realtà da parte di Hendry e degli altri squintelli che invece le ali ce le hanno ancora. Quindi intanto Hendry e la Talea distruggono senza volerlo un villaggio di spiritelli caduti, i quali per vendetta minacciano di riempire di buchi la Talea per farne la loro nuova casa. Tuttavia Nora, la leader di questi spiritelli, si rende conto che ferire il silvantropo sarebbe un affronto alla natura e a Madreona, alla quale non potrebbero più chiedere di essere riammessi tra i ranghi dei suoi figli. Attenzione, perché di nuovo la natura e Ona sembrano molto legati, ed è la prima volta in cui ci viene fatto notare che non è esattamente la prima volta, perché la prima volta ce l'hanno fatto notare quando Marilyn è arrivata al suo cospetto e ha visto che era un essere floreale, praticamente Ona, e fatta di fiori e vegetazione. Questa è la seconda volta che ci fanno capire che Ona in qualche modo è legata al mondo naturale e vegetale in particolare, ma in particolare vegetale, ma comunque anche naturale in generale. Così, quando la Talea propone di ricostruire il loro villaggio da cui è composto e la sua magia, i terricoli la lasciano fare. Nel frattempo ascoltano affascinati i racconti di Hendry riguardanti Marilyn e Colfenor. Dal canto suo, lo spiritello apprezza tutta quell'attenzione, seppure da parte di stupidi spiritelli sensali, e inizia a comportarsi in maniera simile a Brigid, raccontando di essere un eroe del popolo degli spiritelli. Una volta concluso il suo racconto, la Talea riprende il viaggio insieme ad Hendry, il quale promette agli altri spiritelli che Ona ha già preso consapevolezza della loro esistenza grazie al loro incontro. Diciamo che in realtà la scena è un po' più particolare, perché c'è appunto Hendry e la Talea ricominciano il viaggio. Prima di partire, Nora e gli spiritelli terricoli caduti, diciamo, sensali, chiedono a Hendry: «Oh Hendry, grande eroe, parlerai ad Ona di noi, del nostro villaggio?» E Hendry: «Sì, sì, sì, assolutamente, contateci!» Certo, appena sono a distanza, debita distanza, Hendry se ne esce con tipo: «Sì, hai visto Talea? Hai visto che io quanto sono bravo? Li ho inculati tutti, gli ho fatto credere di essere un grande eroe e che parlerò ad Ona di loro. Ma io non ho ancora intenzione di parlare ad Ona, di mostrare ad Ona la loro posizione. Ma quando hai?» E la Talea però gli risponde: «Ma scusa, ma Ona automaticamente sa già dove sono posizionati, perché Ona vede tutto ciò che gli spiritelli alati vedono. E quindi sa bene, ha visto ciò che Hendry stesso ha visto.» E a quel punto Hendry rosica da matti e si zittisce dicendo: «Ah, ok, non ci avevo pensato.» Questi sono i piccoli dettagliuzzi caducci. Quando Rhys... Allora, capitolo 9, passiamo al capitolo 9. Quando Rhys si accorge dell'assenza di Brigid, Hendry, Cenerina e della Talea, si convince di non poter partire per il territorio dei giganti senza almeno un paio di questi due suoi compagni. Ma Marilyn lo tranquillizza, affermando che Hendry e la Talea sono già sulle tracce di Cenerina e che la terranno d'occhio. Rasserenato, l'ex Daem della banda Cicuta attende che Brion e Kiel, i due giganti suoi compari, si risveglino. E una volta che ciò che resta del suo gruppo si avvicina a lui, disegna una mappa sul terreno, chiedendo a Gideona di andare verso un luogo dove sorge un ponte verso il quale ha un particolare interesse. Vesa invece rimarrà assieme a Gideona, ma al mattino chiede loro di fare. E quindi appunto in questo capitolo si scopre quello che vi avevo detto, che per quale motivo non ci viene specificato però. Nel frattempo, al campo un perfetto elfico presentatosi appunto alla banda cicuta di Griffith,
dicendo ok, da questo momento in poi comando. Griffith viene chiamato nella tenda del perfetto, il quale gli rivela era affidato Nat nel primo libro di Lorwyn a Driss e compagni, il quale nascondeva il suo vero aspetto di elfo molto anziano per i loro standard, più che cinquantenne, cioè un elfo più che cinquantenne che per gli standard degli elfi di Lorwyn è considerabile molto anziano, e nascondeva appunto il suo buona necrosiera di nuovo, su, bentornata. Stiamo parlando proprio degli elfi di Lorwyn che a 50 anni sono considerati anziani, e appunto Nat faceva parte di questa setta segreta di brutti, vecchi e comunque persone che non rispecchiavano in pieno il normale canone di bellezza della nazione elfica di Foglia Dorata, ma comunque avevano intenzione di lavorare per portare avanti. Io quasi con 35 anni sono già anziano. Oh no, dai, Faul. Su via. E quindi appunto Nat faceva parte di questa setta segreta di brutti che si opponevano ai regnanti di Lord e Foglia Dorata, in quanto li consideravano troppo molli, troppo legati ai silvantropi e troppo precisini, diciamo anche. Perciò appunto si travestivano in un certo senso, mascheravano il loro vero aspetto per poter lavorare e continuare a promuovere, propagandare le loro idee all'interno della nazione elfica. Quindi appunto, come Nat prima di lui, anche Aedhren ha sacrificato molto per il benessere della nazione benedetta, e non è felice di vedere che i regnanti di Rissalana ripongono più fiducia nei silvantropi e nei loro servitori che negli elfi loro pari. Così, dopo aver convinto Griffith a continuare a lavorare per la setta, Aedhren rivela al Daen l'entità del proprio sacrificio, dimostrando di essere un rampicolto molto particolare. Aedhren è riuscito a coltivare il proprio orticante, ottenendo il pieno controllo della pianta parassitaria senza rinunciare né alla propria volontà né alla forza e all'agilità offerte dalla stessa. Tutto ciò ha però un prezzo, e nonostante Aedhren sia un elfo nel pieno delle sue forze, probabilmente avrà una trentina d'anni come Rhys, o forse un po' di più, quindi capito Faul, a 30 anni, a poco più di 30 anni, sono nel pieno delle loro forze gli elfi di Lorwyn, e se sono gli elfi di Lorwyn anche gli umani della terra possono esserlo. Tuttavia appunto, nonostante sia un elfo nel pieno delle sue forze, Aedhren sa bene che non potrà sopravvivere ancora a lungo, perché appunto l'orticante riduce la durata vitale delle adesso sì che mi sento meglio, ci voleva una bella scarica di autostima. Il perfetto è consapevole di avere circa un anno da vivere. Ecco, pensate a chi sta peggio di voi. In confronto ad altri personaggi siete giovani, pensa io, Mote a Urza, esatto. E il perfetto è consapevole di avere circa un anno da vivere. Dopo ci uccidendono prematuramente, proprio per questo Aedhren non ha tempo da un shock e guerra con Griffith, e se vuole effettivamente la priorità alla sua missione di recupero di Maralen. Aedhren ha messo in caduto di recente, e pur non avendo il passo completo si è reso conto che sta accadendo qualcosa di davvero strano. Laggo solo per la lag di Teros o laggo a prescindere? Quindi Aedhren ha messo insieme i pezzi di quel che è accaduto di recente, ossia i Boggart che
Anche in confronto al generale Sherman, la sequoia più grande del Sequoia National Park. Anche a Crowder. Adesso la chiamo un pochino. Allora, facciamo così. Facciamo così. Visto che laggavo. No, vabbè, chiudiamo un attimo questo discorso. Quali sono le stranezze di cui parla Adren? Anzitutto, nel primo libro abbiamo visto. Lagga ancora, ragazzi? Porca miseria, vi prego, ditemi di no. 3,13 fotogrammi persi. Ora sembra di no. Ok. Beh, se non lagga su Teros. Appunto, Adren ha messo insieme i pezzi. I pezzi del puzzle sono Bogart che. Di solito i Bogart non aggrediscono gli elfi. Invece di recente i Bogart sono stati aggrediti appunto dagli elfi e si sono rivoltati contro i loro aggressori. Anziché fuggire e sparpagliarsi per la foresta, hanno risposto all'attacco combattendo con una ferocia che non si era mai vista. Poi Rhys ha lanciato un'esplosione di energia che ha ucciso un sacco di elfi e nessuno ha capito come abbia fatto. E questo non dovrebbe essere normale neanche per un elfo che comunque ha studiato con i Silvantropi Tasso. In più c'è stato Colfenor e ciò che ha fatto a Kingsbale e il fatto che Marallen sia sopravvissuta, sia l'unica sopravvissuta di un convoglio nuziale che invece è stato sterminato sulla strada per arrivare a Foglia Dorata. Quindi sono accadute di recente delle cose molto strane, troppo, e Aedren è con lei in modo Marallen, in quanto appunto unica sopra il convoglio nuziale. E è convinto che Marallen o c'entra qualcosa o comunque ha capito che anche lei che c'è qualcosa che non va e sa qualcosa di più. Messe in chiaro le sue priorità, Adren rivela la posizione di Rhys e gli ordina di mettere in gioco le forze di caccia, di inseguirlo e catturarlo. Ora, io adesso provo a fare. Laggo ancora, evviva! Che palle! Forse quando mi. Capirai, da qui come va? Adesso sì. Più di così perché cioè tutto il giorno che la linea fa schifo in realtà la internet fa schifo da tutto il giorno però adesso va meglio può darsi che sia colpa del fatto che ogni tanto apro il task manager di Twitch la dashboard autore. Sarà il Riano Web Service. Quale web service? Però facciamo così. Adesso io volevo provare di nuovo la feature della pubblicità. Vi metto un'interruzione pubblicitaria da un minuto. Quanto ho di che cosa? Lui mi dice che sto perdendo 4 fotogrammi al secondo, ho 0 frame rallentati, 30 fps, linea. E quanto ho? No, non lo so, quanto ho di linea? Non ho idea. Ho la fibra in teoria, ho la fibra con TIM che è l'unica che passa. Cioè, anche cioè in realtà tutte le cose di. Tutte le cose si aggancerebbero comunque alla cabina vicino a casa mia che è di Telecom, appunto. Quindi, comunque, anche se facessi questi password o un'altra LinkedIn o cazzi e mazzi, comunque dovrei sempre poggiarmi su TIM. Quindi, ho la fibra di TIM che funziona una merda. Quindi, non solo non sto. Provo a fare uno speed test dopo là, proverò. Beh, c'è anche il fatto che siamo tutti in casa,
abbiamo le televisioni smart TV che appunto sono collegate a internet, più ci sono i miei fratelli con internet, probabilmente pure loro su Twitch, cioè a far guardare live su Twitch, e c'è un sacco di roba. Aia, questa ricordata. Allora, io vi mando la pubblicità da un minuto adesso. Ditemi se parmi. Allora, vediamo un attimo. Sono un fratello maggiore, devo dare dettagli le priorità. Sì, vabbè, lascia perdere. Perfetto, che cazzo. Vabbè, vaffanculo. Evidentemente devo sbloccare una qualche feature che ancora non ho sbloccato, non lo so. Altra cosa di cui mi informerò e che vi farò sapere comunque entro venerdì prossimo. Venerdì pro questa settimana ho imparato a fare questo. Il prossimo voglio imparare a fare altre cose. Ok? Questo, arriviamo all'ultimo capitolo del riassunto questa settimana, ossia il capitolo 10. La talea di Colfenor ed Endri arrivano ai piedi del monte Tanufel, ma il loro cammino viene interrotto da un fiume di lava che secondo la talea rappresenta. Eh sì, perché sono venuti riassunti molto brevi perché sono capitoli in cui c'è molta poca ciccia. Sono molto discorsivi, parlano tanto, ma i discorsi che fanno sono per lo più inutili. Cioè, sono utili magari ai fini della storia, del racconto, della lettura, ma come riassunti c'è poca ciccia, capito? Cioè, magari sono dialoghi interessanti per lo sviluppo caratteriale dei personaggi, comunque servono a dare delle, a, da, a dare delle, servono a uno scopo, però cioè, se poi vai a riassumere la storia, ciò che accade è molto poco. E questo è un po' un difetto, secondo me, di Lorwyn, perché siamo al capitolo 10 su 21, eh. Cioè, siamo al capitolo 10 su 21 e questi non si sono ancora mossi. Cioè, l'unica cosa che hanno fatto era salvare Brion e Kiel. E ci hanno messo tipo 5-6 capitoli, comunque. Mentre invece diciamo, la quest principale del racconto dovrebbe essere andiamo alla ricerca di Roisin, la sorella di Brian e Kiel. Solo che sono tre capitoli che dicono: ah sì, adesso partiamo, adesso partiamo, adesso partiamo, adesso partiamo, adesso partiamo, e invece stanno ancora fermi a aspettare. Va avanti lentissimo questo romanzo, ma sono tutti i libri di Lorwyn che vanno lentissimi. I primi due libri di Lorwyn vanno molto, 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 molto lenti. L'ultimo libro, tipo The Rising God, check. Il problema è che poi in Vespro invece le cose te le tirano dietro. Ta 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 ta, succede tutto subito, ecco, ta 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 ta, non hai tempo per respirare quasi. E per carità, pure lì si prende comunque delle lungaggini anche per i capitoli iniziali sono abbastanza lunghetti, appunto discorsivi e lenti. Però poi dopo i primi capitoli di Vespro, il resto del romanzo è tutta una corsa a presto, 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 dobbiamo arrivare al finale, dobbiamo arrivare al finale, dai, 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 dai. Ti viene anche un po' d'ansia. E si perdono purtroppo alcuni dettagli che riesco a dire la Wizard a fare una saga be fatta bene all'inizio alla fine, io non ne ho ancora vista una. Secondo me ha perso molto, sai cosa? Il fatto che
L'Anda Tenebrosa è una raccolta di racconti. Se L'Anda Tenebrosa fosse stato anch'esso un... hanno confuso Saga con Sega. Sega... La ventella Boomer Check. Se L'Anda Tenebrosa fosse stato un libro intero, probabilmente avrebbero potuto permettersi di raccontare in due tempi gli eventi di Vespro. Sblocco ricordo, check. Avrebbero potuto raccontare meglio gli eventi di Vespro prendendosi più tempo, molte cose sarebbero state più chiare e lo stesso finale sarebbe stato meno misterioso, probabilmente, meno fatto di corsa, appunto. E sarebbe stato meglio, sicuramente, perché poi i racconti di Randa Tenebrosa sono carini, per carità. Poi c'è il racconto con protagonista Brigid che porta avanti la storia. Però è poco, è veramente poco. Alla membro di Segugio di Yamungu. E cioè, non ti interessa nemmeno sapere la storia del racconto dei cinque fratelli Kitkin che in Lana Tenebrosa partono, ognuno per cercare fortuna e ognuno fa una brutta fine. Non ti interessa, così come in Lorwyn e Aurora ci sono tanti 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 dettagli che tu dici sì, ok, grazie per questi dettagli, ma non mi interessano, potevi risparmiarmeli. Cioè la stessa cosa della di Aedren e Nat che fanno parte della società segreta. A conti fatti non serve a un cazzo, perché poi questa società segreta non ha alcuna influenza nella storia e non avrà alcuna influenza nemmeno dopo l'Anda Tenebrosa e Vespro. Quindi loro perdono il capitolo 9, è praticamente gran parte del capitolo 9 è Aedren che parla con Griffith della società segreta e gli spiega che cosa fanno loro in questa società segreta. E c'è anche no, potevi mandarmi avanti a storia. Lo stesso salvataggio di Brion e Kiel è lungo da morire, c'è tanta. Purtroppo Lorwyn è una bella saga, secondo me rimane una bella saga questa. La consiglio a tutti, la lettura la consiglio a tutti. Perché è bella, i personaggi sono ben scritti. Però ha degli evidenti difetti oggettivi, secondo me, ossia il fatto che va troppo lungo, si prende troppo lunghi all'inizio e la parte finale è troppo rasciata. Va troppo di oggettivi quando si fa una critica comunque a una serie di romanzi. Cane Yangu, check. Ma detto questo, chiudo quindi il capitolo 10, poi passiamo come al solito alla post live di cazzeggio. La talea di Colfnor e Dendri arrivano ai piedi di Monte Tanufel, ma il loro cammino viene interrotto da un fiume di lava che secondo la talea rappresenta un segno di qualcosa di imminente. Se non raggiungeranno Celerina entro breve, l'Ignifera potrebbe andare incontro ad una trasformazione. Nemmeno la talea sa esattamente quando questa trasformazione accadrà, ma sa riconoscere i segni di qualcosa che sta cambiando. Così i due si affrettano verso una scorciatoia, un grande macigno in mezzo alla lava, alla lave ho scritto perché, che unisce le due rive del fiume. Inizialmente la talea è spaventata, non vuole attraversare un ponte di pietra bollente, ma quando Henry comincia a gridare di aver visto un gruppo di igniferi, il silvantropo si getta in una corsa sfrenata, riportando terribili ustioni che solo la magia riesce a guarire. Nonostante il dolore atroce, la talea arriva dall'altra parte, scoprendo che naturalmente nessun esercito la stava inseguendo. Rimane però un problema: per raggiungere la vetta di Monte Tanufel occorrerebbe scalare una parete di roccia verticale. Henry però ha un'idea migliore: entrare in una grotta e percorrerla fino a che non li condurrà a destinazione, o almeno così spera. Mentre la talea ed Henry entrano nella grotta scoprendola abitata da numerosi Boggart, e qui è carino perché Henry dice
Dai, entriamo nella grotta. E la Talea gli fa: ma perché la grotta? Perché dovremmo andare nella grotta? Possiamo scalare la parete, io posso provarci con le radici. No, no, andiamo nella grotta, andiamo nella grotta. Come sai che dalla grotta la grotta ci porterà in cima? E la risposta di Andrea: mi sento fortunato, come fosse un Google de Noantri. E quindi entrano nella grotta, accendono una luce magica e scoprono che la grotta è piena di Boggart. E il commento della Talea è: ti senti ancora fortunato? Quindi, mentre la Talea ed Endri entrano nella grotta scoprendola abitata da numerosi Boggart, Brigid riprende i sensi, ritrovandosi prigioniera di un misterioso Mirror. Dopo aver cercato di comprendere le intenzioni del nuovo arrivato, che Sig presenta con il nome di Flirn, e in seguito ad una fuga da un Arbomandra, che è una specie di salamandra, pesce, brutto, zozzo, gigante, ciccione che mangia i Mirror, Brigid chiede spiegazioni su quanto accaduto. Flirn spiega di aver attaccato Sig perché lo credeva vittima di una malignità, qualcosa che sembra aver colpito l'Arbomandra trasformandola in un mostro assetato di sangue. Sig tuttavia non è affatto maligno, tra virgolette maligno, non è affetto a questa malignità, e ora che Flirn lo ha compreso è deciso a unirsi a lui e a Brigid. Eppure qui io ve l'ho riassunta veramente all'osso, ma in realtà sta cosa di Brigid, ci sono righe intere in cui Brigid parla, straparla, e Flirn gli fa: oh, ma non la smetti mai di parlare, finché non la mutolisce mettendole una bolla in faccia praticamente. Che appunto magari serve a sviluppare il personaggio, e Brigid, che è molto, appunto, abbiamo visto, molto Black Aligned in questo, se la tira tantissimo, è una gran chiacchierona, pure troppo, e però a livello di riassunti c'è poco da dire. È Brigid che parla con Mir.